7:12 minuti, bentornati, seconda ora di Capital News. E buongiorno al nostro primo ospite, contenti di riaverlo molto con noi, contenti. Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. È rocchettaro Zaia, no? Generi musicali, visto che siamo partiti così forte. Visto che l'abbiamo introdotto con un rocchettino così, no? Boh, mi piacciono tutti i generi, poi direi che rock va bene anche il rock. Rock va bene anche il rock. Benissimo. Non vanno bene invece le trivelle, le trivellazioni possibili. No, è una musica che non ci piace, quella delle trivelle. No, allora, che è successo? Ieri 10 regioni, tra queste anche il Veneto, capofila la Basilicata, in gran parte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, hanno presentato 6 quesiti referendari. Ricordiamo che possono essere presentati attraverso iniziative popolari, le firme, e tra parentesi mi sembra che Pippo Civati con altri referendum non ce l'abbia fatta. No, si è fermato a 300.000 firme. Invece le regioni da 5 in su possono presentare appunto dei referendum abrogativi, e in questo caso su parti delle leggi Sblocca Italia sviluppo e Decreto Sviluppo, che riguardano proprio le trivellazioni fino a 12 miglia in mare, ma anche sul territorio italiano. Allora, il Veneto dice di no. Presidente, ci spieghi perché? Ma guardi, innanzitutto direi che questo è l'epilogo di una lunga vicenda. Penso di essere stato sicuramente il primo, tra i primissimi in tempi non sospetti qualche anno fa, a sollevare la protesta contro queste ipotesi di trivellazioni. Consideri solo che se pensiamo all'Adriatico, l'Adriatico è sostanzialmente un catino d'acqua. È un mare poco profondo, abbiamo realtà diverse rivierasche, per noi l'Adriatico è vita, è storia e anche economia. Basti pensare che sulle nostre spiagge noi diamo ospitalità a 32 milioni di turisti ogni anno, siamo la prima regione turistica d'Italia. Pensare che i croati trivellino in mare o qualcun altro trivelli i fondali dell'Adriatico e ipotizzare che il problema non ci sia per tutti i paesi con termini vuol dire una boiata. Ecco, insomma, però la Croazia lo sta facendo, molti dicono, quelli a favore, insomma, la Croazia adesso farà la stessa cosa che l'Italia non fa, con eventuali danni ambientali se dovesse succedere una disgrazia, che potrebbero riguardare anche il nostro paese in ogni caso, cioè comunque il mare è sempre quello lì. Sì, la mia protesta è iniziata appunto con la vicenda della Croazia. Devo anche dire che ed è scandaloso che il governo non si sia mai opposto. Noi dobbiamo pretendere, e siamo davanti a un paese che comunque è uno delle new entry europee, il quale non può assolutamente autonomamente pensare, in un contesto così limitato, in un contesto così condiviso come l'Alto Adriatico, pensare di fare quello che vuole. Chiede a Renzi di alzare la voce, in sostanza, di farsi sentire. Ma però... gliel'abbiamo chiesto all'infinito, cioè la partita, le dico solo una cosa, dalle nostre spiagge, quando le condizioni atmosferiche lo permettono, si intravede tutta la costa croata, cioè non è che per noi, io capisco che magari uno che non vive nelle nostre zone può pensare alla Croazia come una realtà distantissima, da noi sono 12 miglia di mare, cioè che è il nulla. Ma perché non si fida delle trivelle? Perché voglio dire, chi le propone, a parte ci sono varie piattaforme già in Adriatico, chi le propone, io penso che il modello di sviluppo dal punto di vista dei piani energetici debba andare da seguire altre vie, ma questo è ancora un altro, no, è lo stesso discorso, però insomma non l'allarghiamo troppo. Chi è a favore dice però queste operano in piena sicurezza. Ma guardi, sul concetto di piena sicurezza, rispetto all'intervento dell'uomo in natura abbiamo avuto dimostrazioni che sono tutt'altro. Io ho scritto anche un libro per parlare di OGM o quant'altro qualche anno fa, anche lì c'è sempre piena sicurezza, però io sono contrario agli OGM. Le faccio un esempio, l'Alto Adriatico, lei con le trivellazioni comunque toglie qualcosa dal sottosuolo, in questo caso il gas, ci dicono che comunque siamo in un'area delicatissima dal punto di vista sismico, ci dicono che per compensare il vuoto inietteranno acqua, ma tutte queste dinamiche le ipotizzano loro, poi noi non sappiamo quale sarà il danno effettivo a livello ambientale. E pensare che l'uomo si consideri invincibile davanti alla natura mi viene anche da ridere. Cioè le trivelle potrebbero provocare anche terremoti, dice. Guarda, io non sono un esperto, però so che la natura più in pace la si lascia, meglio è. Abbiamo visto le devastazioni ambientali, abbiamo visto cosa fanno le frane, abbiamo visto che le montagne vengono giù,
abbiamo visto che comunque l'intervento dell'uomo non sempre è riparatorio rispetto alle catastrofi, direi evitiamo di andare a fare le trivelazioni a degli altri. Insomma, lei è al fianco degli operatori turistici, ma da parte loro qual è la lamentela principale? Cioè, cosa le dicono? Presidente, ci aiuti perché altrimenti non... Ecco, che cosa le dicono? Guardi, io sono inevitabilmente al fianco loro, però devo dire che questa partita me la sono gestita in autonomia all'inizio e devo anche dire che non è solo un fatto di operatori turistici, di economia, che è già importante, è un fatto ambientale. Cioè, uno fa una scelta nella vita, ci sono fonti rinnovabili sulle quali possiamo investire, ci sono ovviamente molte altre soluzioni. Il tema delle trivelle, alla fine il tema servirà a qualche multinazionale per risolvere i suoi problemi.